Amati della Palla Specchio, buonasera, ben ritrovati a Palasibile Arena dopo 3 settimane di digiuno. Oh, siamo yeah. Ancora qui, Big Three, Gio Manfrini, coach Francesco principe. Ferre, ciao. E alla mamma bella, naturalmente, Papa Patrick. Questa sera ci fornisce benzina, benzina. Benzoni, mi hai Benzoni lanciato, in campo. Diciamo la palla, come si suol dire, Benzoni numero 6, che è il decano di questa squadra, no? Che fa un po' da chioccia a un San Giorgese molto giovane, organizzata con numero 8 Zanelli, numero 9 Bianchi, Valesin, al numero 5 e 14 Priuli. Nel frattempo non è successo niente, Airball di Terminator, CCV dalla luna. Appunto hai appena nominato CCV che parte in quintetto. Che... dopo la buona prestazione a Milano, 12 punti in 19 minuti ho letto. E deve sostituire degnamente, non sarà facile, Capitan Guerci acciaccato. E intanto Pignalosa. Pignalosa da 2, allora... una sicurezza, inaugura... con un bel 2-0, con un jump dentro i 6. Si presenta così a Valesin che non si farà aspettare, penso, per la replica. Quindi palla che gira, palla numero 5. Palla persa, palla recuperata da Pignalosa che subisce il fallo dal numero 9 Bianchi. Primo fallo della partita. Can't touch this. Pignalosa già 3 punti e un fallo a favore. È già protagonista, oh yes, in questo Costa Volpino. Le squadre che sono appaiate a 6 punti e con una vittoria raggiungono il Marossi che è in quinta posizione. Sì, intanto Varese ha perso in settimana. Ha perso Varese, ha perso Marostica, quindi una situazione che per i playoff si va compattando, il gruppo si va compattando. Il gruppone si fa numeroso, Valesin la piazza da 3 sulla, punendo la rotazione di Costa Volpino, comunque abbastanza efficace, devo dire. Ecco, Pignalosa da 3, va a segno, no, viene dato da 2, quindi è 4-3 Costa Volpino in questo momento, 2 tiri, 2 bersagli per Pignacolada. Sì, dai 6-74. Esattamente, quel centimetro, quella sottile linea che fa la differenza nel tiro. Sì. Benzoni Baroni, attenzione, questo sarà un bel duello. Si svita bene Benzoni, ma Baroni lo limita. Palla Baroni che ribalta per Pignalosa nell'angolo per Piazza. Niente, solo fuori. Peccato. Molto bello comunque l'attacco di Costa Volpino, frizzante. Da notare, Piazza si è fatto crescere un po' di basette, mi sembra. Sì, sì. Alla Wolverine. Saranno quelle che magari l'hanno sbilanciato nel tiro. Anche secondo me. Ma palla accompagnata per... se riconosco un po' coach Ciocca, se capisce che la basetta è il problema, lo chiama in panchina, gliela taglia a secco. Assolutamente, gliela taglia, secondo te chi gliela taglia? Il signor Guerci che ha la copertina termica sulle ginocchia. Sì. Ferma un attimo il centrino e comincia. E via. Nel frattempo succede qualcosa in campo, Pignalosa in possesso di palla, viene ribaltata per Baroni, si prende il suo jump fuori, gira. Peccato, da lì i nostri lunghi sono stati lasciati abbastanza liberi, ma CCV e Baroni non hanno saputo sfruttare le occasioni. Vediamo un po'. Qui palla manca un po' il marchio di fabbrica. Priuli viene raddoppiato, scarica fuori, viene fischiato il fallo a CCV. Primo fallo per lui. E primo fallo per Costa Volpino. Beh, anche il duello fra i due numeri 14, Priuli CCV, sarà interessante, vediamo un po'. Secondo te le basette ce l'hai più lunghe? Piazza o CCV? O Tony Manero CCV? Vai, guarda. È Tony Manero che lui sappiamo allenarsi con la sua attillata canotta nera. Sì, sì. Un po' tra Tony Manero e un po' da pugile degli anni 30, la pressione, si prende questo tiro e fuori. Beh, nota dei miglioramenti, ha preso il ferro, comunque già qualcosa. Viene fischiato un fallo al numero 6, Sbenz. Sbenzoni, Baroni comincia a macinare, dai. Il capitano della compagnia di Legnano. Ma tornando al discorso basette, guarda, in valore assoluto penso che siano più lunghe quelle di CCV, ma in proporzione nettamente vince Piazza. Vediamo chi uscirà senza basette da questa partita. Intanto Furlanis
Mima un fallo che non viene fischiato. Gommoso sul difensore che però indietreggia compostamente. E comunque è una rimessa in attacco per Costa Volpino. La palla viene... si accomoda Pignalosa. Pignaleso finta l'entrata, entra, appoggia di sottomano e non va. Finisce fuori la palla. Contropiede per San Giorgese, arresto molto ben fatto. La palla gira sul perimetro al numero 8 Zanelli, ben controllato la piazza, ribaltamento, finta l'entrata, ancora palla sotto per Priuli che cerca di appoggiare e ci riesce. In bello stile, devo dire. In bello stile. 5-4, quindi più uno per San Giorgese, che si dispone in difesa a zona in questo momento. Viene ribaltato per Piazza che comodo. Piazza la tripla. Comodo, comodo qua, ingenuità difensiva da parte di, degli ospiti della San Giorgese. 7-5, beh, con gli esterni che ha Costa Volpino la zona direi che l'abbandonerei subito. Sì, penso anch'io, forse volevano sorprendere un po' i nostri lunghi sul piazzamento, ma non ci sono riusciti. Spez piazza bene il suo jump e riporta in e pareggio problema, le squadre. Un problema di rotazione difensiva di Pignalosa, se ho capito bene le urla di coach Ciocca che ha permesso un canestro facile da parte degli ospiti. Pignalosa gioca con la palla, va nell'uno contro uno, va in entrata centrale, va a appoggiare il canestro, la palla esce, spazza via Priuli, non c'è il contropiede per la San Giorgese, entra Tona, scarico per Priuli che riesce a controllare in qualche maniera abbastanza. Ma lasciato solo soletto. Sì, 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 sì. Ha rischiato forse i passi, ma comunque ha lasciato colpevolmente solo. C'è una fase di appannamento. Si prende il tiro Baroni, subisce un contatto, non viene fischiato. E qui time out lo chiamerei. Direi proprio 11-7 in questo momento. E 4-50 al termine del primo quarto. Difesa ancora a zona 2-3. Scarico fuori per Pignalosa da 3 che è una macchina. 10-11 riporta sotto il Costa Volpino a 4-35. Questa è la risposta alle critiche difensive del giocatore di razza, l'attaccante di razza, e si alzano i cori per lui. C'è una partita che deve ancora decollare anche in difesa, diciamo, sono un po' lente. E qui viene fischiato un passi a Valesin. Fischiati i passi, sì, sì. Quando fai la finta di sopracciglio, automaticamente. Ma l'arbitro non c'è cascato. Soci, due arbitri romagnoli, non ci sono cascati. Sono emiliani perché vengono da Piacenza e da Reggio dell'Emilia, sai che anche loro ci tengono. Rettifico immediatamente, mi scuso subito. Tra Romagna e Emilia passa un bel momento. Quindi ricordiamo. Che le squadre sono entrambe appaiate a 26 punti in sesta posizione. Molto interessante, però se mi parli di piatti tipici emiliani e romagnoli così io capisco la differenza, altrimenti come faccio? Cioè, allora parliamo di piadine e tigelle. Oh, bravo. E riconduciamo il discorso su binari più consoni al nostro stile. Ecco, poi stavi dicendo 26 appaiate, cosa? Allora parliamo di Lambrusco dell'Emilia oppure di San Giovese, della Romagna. Ok. E qui possiamo dare sfoggio a tutte le nostre. Qui invece possiamo goderci un San Giorgese del 2013. San Giorgese è molto giovane, 2013, ma a vedere i giocatori sono tutti del 92, sono molto più giovani. L'annata è del 92. No, sono molto più vecchi. Cioè, a parte Sbenzoni, nessuno di loro ha vinto due campionati del mondo. Tutti sono fermi a quota 1. Purtroppo. Penso che Guerci ne ha 24. Purtroppo non tutti sono figli dell'82. 34 e 38, ricordiamoci, lui c'era. Niente, press, zona press per San Giorgese, difesa sempre schierata zona, si alza Baroni, si alza CCV, fuori per Gugi Furlanis, che solo ci prova. Primo ferro per la tripla. Peccato perché da lì lui... alte percentuali, non ho capito bene la posizione difensiva di Valesino, rimane passivamente sul blocco, i compagni ma sì. Lasciano piazza libero di decidere se tirare, crossare. Si gira, si svita, subisce il fallo da Pignalosa, quindi andrà in lunetta per due tiri liberi. La San Giorgese, scusa, è arrivata una chiamata.
Sarà in lunetta il signor Bianchi per due tiri liberi. Ricordiamo che il punteggio è 11-10 per gli ospiti e 3-46 al termine del primo quarto. Va a segno il primo tiro libero, quindi 12-10, quello che è il massimo vantaggio, mentre Drigo per il Costa Volpino si prepara sul cubo. Viene fiscato un fallo in un'invasione provvidenziale a Spence. Benzoni, due falli Benzoni. Questa non è una buona notizia per LTC San Giorgio. Il coach albanese entra, Drigo esce CCV. È uscito CCV, è entrato Drigo numero 8, quindi aumenta ancora la potenzialità dal perimetro. Bello scarico. Entra Tona, si becca la veloce, ma recupera la palla Pignalosa e va a segnare. Top scorer per Costa Volpino in questi primi 7 minuti di gioco. Fondamentale in attacco. La palla per Benzoni, va ancora a coprire Pignalosa sugli scudi, si mette sulla linea di passaggio. Intercetta e spara la palla sul fondo. Esce proprio Benzoni, caricato di due falli appunto. Ed entra il numero 10, 9, 12. Ecco, 12 Gurioli. Gurioli. Quindi esce giocatore, tra i giocatori più pericolosi di San Giorgese. Difesa zona anche per Costa Volpino, si svita Priuli che finora non ne ha sbagliata una. Priuli, giocatore di sostanza, sta reggendo le sorti della San Giorgese lì vicino a canestro. Un Benzoni invece ben limitato. Bella entratona di Baroni che subisce un contatto, non viene rilevato dagli abiti. Palla per Drigo, si prende il tiro, niente fuori. Peccato. Rimbalzone per la San Giorgese, il numero 8 Zanelli, che imposta questa nuova, si prende il tiro, niente, è lungo anche questo. Ruba la palla a Gugi Fulani, c'è possibilità di transizione, punto l'uomo e peccato. La scarica direttamente in fallo laterale tirando anche lo sciacquone. Sì, ahimè, Piazza si stava già leccando le basette. Le lunghe basette, invece la palla è arrivata indietro. Niente da fare, 14-12, 2-29 al termine del primo quarto. Zanelli con possesso di palla. Pick and roll con numero Priuli, ribaltamento, tiro il numero 10, palla lunga, niente. Ai. Il rimbalzo è del numero 9 Bianchi che va a segnare il più 4 per la San Giorgese. Molto atletico Bianchi. In partenza direi un po' sospetta. E anche l'arresto. Arresto, tiro di Pignalosa, va a segno ancora, ha segnato solo lui. Gli pestano le stringhe mentre sta per saltare, lui tira lo stesso e segna. Vedo uno scutiero all'orizzonte. Si prepara anche scutiero, quindi viene fiscato fallo un tecnico credo. A Furlanis perché bumping. è andato giù sul contatto. Quindi saranno due tiri liberi più possesso per la San Giorgese. Protesta Coach Ciocca. D'altra parte questo tipo di contatto, questo tipo di contatto o lo sanzioni in un modo o giustamente devi fischiare il tecnico. Io mi sarei aspettato forse un avvertimento prima della sanzione, però insomma. Sì, Furlanis non è il tipo da fare sceneggiate. No, infatti. Viene cambiato, non è da lui, per no. Scutiero. Due tiri liberi più due San Giorgese, in lunetta va il numero 12 Gurioli. Quindi possibilità di portare a 4 punti di vantaggio. Segno il primo. Beta, segno il primo, 17-14. Non c'è rimbalzo, ci sarà ancora possesso per la San Giorgese. Intanto è entrato Matteo Grampa o Grampa al posto di Valesin. Beta, segno il secondo, quindi più 4 in questo momento, 18-14. Costa Volpino che rispetto a altre partite si è un po' adeguato al ritmo dell'avversario e questo non va bene. Ovviamente non va bene. No, è come gli squali, se si ferma muore, almeno questa è la leggenda. Costa Volpino deve imprimere il suo di ritmo che è devastante quando sono in forma.
di San Giorgio in attacco, difesa zona per Costa Volpino, zona pari, esce Drigo per contrastare il tiro, secondo ferro, finisce fuori il tiro del numero 9 Bianchi. Hanno le polveri bagnate per il momento da tre gli ospiti. Sì, non sono dei grandi tiratori per il momento. Solo Valesina aveva messo la tripla all'inizio della partita. Nessun altro. E Costa comunque deve tenere alto il ritmo. Entra Tona di piazza, il tiro è un passaggio per il Baronetto che da sotto va a segnare. Si fa perdonare, Baroni, si va a perdonare la stoppata precedente subita. Il Baronetto c'è. Sì, sì, sì. Difesa uomo per Costa Volpino, palla sotto a Priuli, contrasto con Baronetto, palla fuori per il numero 12 che va a appoggiare a Retina. Gurioli è a 4 punti. Un buon apporto dalla panchina sta arrivando per la San Giorgese, sapevamo che ha rotazioni lunghe e profonde, mentre Costa Volpino appunto disdetta, non ha nemmeno il suo capitano Guerci. Azione un po' articolata, diciamo. Tenta, aveva di già spostare il tiro Baronetto e poteva appoggiare sull'entrata, ha preferito passare la palla a Drigo. Fatto sì, adesso sta che rimangono due secondi. Due secondi per il tiro e vabbè, si riprenderà con una touche laterale. Una touche dal fondo e con la rimessa per Costa Volpino. Andiamo un po'. 20-16, un parzialone per i soavi consigli di coach Ciocca, si levano. Eh beh, 20 lato punti nel primo quarto sono tanti. Sì, è comunque un buon attacco quello di della San Giorgese, 73-74 punti fatti di media. Non un'eccellente difesa, anche se stasera invece stanno riuscendo a intortarci. Sì. Ma l'hai letta comunque bene, efficace in attacco e comunque senza forzare in attacco. San Giorgese comunque ha recuperato i suoi buoni 20 punti. Sì, 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 sì. Pur avendo appunto dei problemi sul perimetro. Vediamo questi due secondi cosa sortiranno. Anche perché finora ha segnato solo Pignalosa. Sì, praticamente sì, due punti di Baroni. Boh. Due punti e ha segnato 10 punti Pignalosa, 6 gli altri. No buono, cioè buono per Pignalosa ma no buono per la squadra. Il tempo è passato, mancavano due secondi, niente, finisce qua il primo qua, ah no, 27 secondi ancora, scusate, mi sono un attimo lasciato trasportare dall'enfasi. 27 inutili secondi, è finito qua, dai, cosa vuoi che succeda? Di tutto può succedere. Adesso pum 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 fino alla fine. Buonanotte suonatori. Guriolo. La palla da San Giorgese in alto. Vediamo chi sarà a giocare questo ultimo possesso, perché poi c'è una discrepanza di 3 secondi. Zannini forza l'entrata. Passi, ragazzo, passi. Quindi rimangono 6 secondi per Costa Volpino per produrre un tiro. Ecco, 6 secondi, vediamo un po', 2 non sono bastati, vediamo 6. Chi lo sa, direi palla Pignalosa per l'ultimo tiro. Così a occhio e croce. Eccolo qua, riceve, si alza la 3 e lo mette a segno. 19-20 per San Giorgese, si conclude così il primo quarto.